Arriva finalmente la seconda vittoria, un po' di sorriso in questa Eco il Pidienza, in questi momenti brutti che ci sono stati. Qui ai microfoni di Vin Sebastiani, coach Schiavi. Coach, buonasera. Buonasera a voi. Allora, una bellissima partita, avete dato il massimo, avete sbagliato pochissimo, ce ne vuoi parlare? Beh, in effetti è stata una partita in cui le cose sono andate bene sin dall'inizio. Noi sinceramente non ce l'aspettavamo, temevamo molto questa squadra giovane, brava, di bravi giocatori, e anche fisicamente ben messa, la temevamo molto anche perché noi venivamo da, a parte il periodo, ma da una settimana veramente travagliata con Pozzetti che si è presentato stasera a giocare, con Romani con 38 di febbre oggi, Torresi non c'era, non parliamo di Chiricozzi che ormai lo sappiamo tutti come sta, insomma, ecco, perciò dire che eravamo un po' acciaccati e poco, insomma, ecco, perciò ripeto, temevamo molto questa partita, però per come è andata, insomma. Avendo vinto di un punto, mi sembra, l'andata. No, sì, non mi ricordo bene, però di uno, due, insomma, di pochissimo, poco, quindi sì. Si presumeva che fosse stata una partita abbastanza combattuta, invece vi avete dato proprio, come si dice qua nelle Marche, un liscio e busso. Beh, sai, queste sono squadre molto giovani, di grande talento, però molto giovani. Perciò, come tutte le squadre giovani, sono soggette un po' a dei rendimenti alterni. Magari questi domenica prendono una squadra anche di alta classifica e la tritano, perché i ragazzi giovani sono così. Stasera hanno trovato qualche difficoltà, forse una giornata storta, forse sicuramente una giornata storta. Noi invece abbiamo giocato molto bene, abbiamo tirato molto bene, abbiamo fatto anche molta velocità in contropiede, perciò, ecco, si sono un po' le due cose sono andate in contrasto al nostro favore e ne è scaturita questa ottima prestazione. Vale la pena di vedere la partita perché è stata una bellissima partita, però non abbiamo capito un attimo una cosa sul quarto tempo. Il tecnico, che sembrava che era un tecnico, invece non era un tecnico. Alla fine non era un tecnico, io ero lì, anch'io ero sicuro che avessero dato tecnico, invece mi hanno detto che era soltanto un richiamo al loro giocatore e il segno era del time out ma non del tecnico, perciò risolto il mistero. Allora, prossima partita, dove andiamo? La prossima, aspetta un attimo, mi prendi che sta a Palestrina. Palestrina, sì, un attimo, perché c'è la pausa. Adesso abbiamo la pausa e poi avremo una partita importante, sì, una partita chiave a Palestrina. E se vogliamo cullare ancora qualche sogno playoff, è una partita che è un po' un viatico verso i playoff, insomma, ecco, sarebbe veramente una bella cosa fare il colpaccio. È molto difficile, però. Nella classifica come stiamo messi? Beh, io credo che in questo momento siamo ottavi, siamo dentro perché siamo a pari merito con Giulianova, però che abbiamo vinto lì, perciò abbiamo, per il momento abbiamo ancora lo scontro a favore, perciò siamo ancora dentro, nonostante tutto quello che è capitato siamo ancora dentro, incredibile a dirsi, ma è così. Avete fatto un'ottima prestazione, in bocca al lupo per la prossima, li faccia ripussare questa settimana, li faccia svagare perché se lo meritano. Si riposeranno tranquillamente, anche il coach si riposa, ve lo assicuro, un attimo. Perché... Volevo dire un'ultima cosa, dato che questi ragazzi li conosco quasi tutti quanti, chi è mancato, i Torres e gli altri, facciamo un augurio di buona guarigione. Beh, sicuramente sono già quasi guariti, alla ripresa Torresi ci sarà, ma già abbiamo anche Chiricozzi che sta cominciando a correre con noi, perciò diciamo che per il fine campionato siamo quasi al completo. Allora, in bocca al lupo per la prossima. Grazie.